A proposito del DDL concorrenza, il Presidente della Repubblica ha definito la proroga delle concessioni per il commercio ambulante eccessiva e sproporzionata, ritenendo indispensabili a breve, cito, ulteriori iniziative di governo e Parlamento, ed è tornato anche sui rilievi analoghi sollevati a proposito della questione dei balneari. Ecco, io le volevo chiedere se e come intendete intervenire sia sulla questione dei balneari che su quella degli ambulanti. Grazie. Per quello che riguarda il tema dei balneari, lei sa che questo governo ha fatto per la prima volta un lavoro che curiosamente nessuno aveva inteso fare prima, che è la mappatura delle nostre coste per stabilire se esista o non esista il principio della scarsità del bene che è fondamentale per l'applicazione della direttiva Bolkestein. Questo, curiosamente, in tutti questi anni dai quali la direttiva Bolkestein è entrata in vigore, nessuno ha ritenuto di doverlo fare. Noi su questo abbiamo proceduto abbastanza velocemente, abbiamo fatto un lavoro serio e ora l'obiettivo del governo chiaramente è una norma di riordino che ci consenta intanto di mettere ordine alla giungla, no, di interventi, pronunciamenti che si sono susseguiti, che necessita ovviamente di un confronto con la Commissione europea. Per arrivare al duplice obiettivo, da una parte di scongiurare la procedura di infrazione e dall'altra di dare certezza agli operatori, che è sempre stata una delle nostre priorità. E quindi questo adesso è il lavoro che noi stiamo facendo e che riteniamo sia a questo punto diventato molto importante, perché c'è obiettivamente una difficoltà sia per gli operatori che non hanno certezza sul loro futuro, sia anche per gli enti che devono poi applicare delle norme che non sono chiare, a partire dai comuni che hanno oggettivamente delle difficoltà che ci segnalano continuamente. Quindi Volevo chiederle una cosa di cui in Italia si discute da tanti anni, ma che poi passano i governi e rimane soltanto nelle cifre delle analisi di istituti internazionali. Da pochi giorni l'Italia presiede il G7 e, per curiosità, pensando alla domanda che dovevo fare, sono andato a vedere la classifica della Banca Mondiale sul doing business, sulla capacità di attrattività degli investimenti, dove noi perdiamo punti ad ogni legislatura. E siamo 58esimi in questo momento e i paesi del G7, che con noi fanno parte del G7, purtroppo ci precedono quasi tutti. La Francia, che è la penultima, è al 32esimo posto. Ora, lei non c'entra niente, mi dirà, come ha spesso detto in queste occasioni, visto che governo da solo un anno. Però le volevo chiedere, visto che insomma, ci sono queste classifiche, valgono quello che valgono, sono dei ben, sono molto importanti, però insomma, sono anche relative. Però, per esempio, mi ha colpito un dato: addirittura noi siamo al 120esimo posto per la capacità di rispettare e di far attuare i contratti pubblici e privati su 190 paesi. Ora, il centrodestra da 20 anni, da 30 anni dice che vuole liberalizzare, aprire, togliere lacciuoli, sburocratizzare. C'è un provvedimento del suo governo di oggi già fatto o del futuro che secondo lei dovrebbe occuparsi di questa materia? Una piccola postilla: è stato fatto un calcolo negli ultimi 15 anni o 18 anni, se l'Italia avesse avuto un livello di investimenti esteri pari a quello della media europea, avrebbe incassato più di 500 miliardi, quindi 20-30 miliardi l'anno, che per un paese che non ha i soldi per quasi nulla non sarebbe stato male. E postilla nella postilla, Intel non è un'altra domanda.